Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con House Flipper. Hi everyone, welcome to our rendezvous of the week with House Flipper. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec House Flipper. E anche oggi continueremo ad espandere la nostra azienda. Andiamo avanti con l'acquisto e il restauro e la vendita delle case. So now we will go on buying disastrous houses, restoring them and selling. Nous allons acheter des maisons désastrées. On va les réparer. E on va le vendre. Remember always to check if the garden need maintenance. Controllez toujours si le jardin nécessite de manutention. Ça vous donnera des points extra. Points de carrière extra. Et voilà. You will earn extra points. Extra career points. E andiamo, come sempre, a preparare il perimetro con il trimmer e poi andremo a tagliare l'erba con il tagliaerba a spinta. We will clean the perimeter before starting our job around the garden. Nous commençons à nettoyer, préparer le périmètre et puis on va utiliser la machine à couper l'herbe grande et on continue avec notre boulot, notre travail. Abbiamo inserito il turbo boost. Maybe it is so fast, evidentemente è troppo veloce e quindi, non essendo un pilota professionista di tagliaerba, mi accontento della velocità standard. Je suis pas in pilote professionnel. Donc je vais tenir à la vitesse moyenne. À moitié. I will take the medium speed because I'm not a pilot. And
driving this is very, it's very, very hard to do. Poi andiamo dopo a riprendere il perimetro stretto della casa. So after I will patch the grass not cut it next to the wall. Je vais couper tout à l'heure l'herbe qui est en proximité des murs. Allez, allez, allons. Allons, allez, l'allons. Didalum. Dirorere. Dirorere. No time, no time for no monkey business. Dirorere. Dirorere. I get so lonely, 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 yeah. Got to be sung to my hair. I porto tre rot. Allora, la casa all'esterno sembra essere in buono stato. The external part of the house looks to be in so good way. No, I can finally shot. Vabbè, lo teniamo com'è. Ullala. La faccia del bicarbonato di sodio. Sta messa male male sta casetta. This house is in very bad condition. Ai ai ai, no buono no good. This is a disaster. We will try to transform this
small and disastrous house into a beautiful house. Cette maison-là est un désastre. Nous essaierons de la rendre une très belle maison. Maison. Amaro carbone. Alla faccia del bicarbonato di sodio. It is a very bad condition, this house. È un disastro questa casa. Ci toccherà fare lo straordinario per questa casa qua. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Incredibile ma vero, ma questa casa è disastrata. Mamma rugarma. Allora, iniziamo a pulire. Let's start cleaning the house. This is very important for unlocking extra points. You will check as well everywhere. C'è ancora, ecco qua. È rimasto ancora un bel po' di cose da pulire. Un po' di muffa e qui le piastrelle dobbiamo sostituirle assolutamente. I must change everything in the house. This is a very huge disaster. C'est un très grand disaster, cette maison là, dans cette condition. Ah là là, oh là là. Let's check the floor. Should be clean. Okay. Now, le toit doit être il est propre. Et maintenant, on va commencer la part plus difficile du boulot. We will start the hardest part of this work. Stucco on the wall. Stucco everywhere.
qui dovrebbe esserci un bel po' di cose da fare, ma qui mi sa che, ecco, I missed that part of the wall. This is not the first time that I play House Flipper and doing this level. So I will remember part of the work that I have to do. Ce n'est pas la première fois que je joue à House Flipper, donc je dois me rappeler de quoi on nécessite de réparation de la maison. E ovviamente, diciamo che essendo non la prima volta che gioco a Flipper, dovrei, e uso il condizionale, dovrei ricordarmi di, io ho qui le parole un po', scusate, dovrei ricordarmi un po' di tutto ciò che c'è da fare. Ok, andiamo avanti. Poi un po', ah, ecco qua, qui mi pare che non c'è più bisogno. Diamo un'occhiata. Stucken, qui abbiamo fatto tutto per ora, questo lo lasciamo qua. Iniziamo a lavare le finestre. So now we will start washing the windows first. Maintenant, on commence à nettoyer les fenêtres. Perfecto. Ok. Andiamo avanti. Let's go on. Allora, qui dovrebbe esserci, se non ricordo male, dovrebbe esserci una presa elettrica da sostituire. Da qualche parte. Controlliamo. Sembrano in buono stato. They look quite good condition. Allora, vediamo un poco. Questa è verde pistacchio, mi sembra. Ecco.
Cominciamo la prima parte del lavoro. Now let's start the first part of the job. Maintenant, on va commencer avec la première partie du travail ou des travaux. Allora, per ora la live mi pare che sta andando bene, non ci sono intoppi e quindi andiamo avanti. Let's go on. Live streaming seems to be ok. Ah, ecco, ecco dove era. I didn't remember, but there were an eye point. Let me check. Okay, should be okay now. I was forgetting that in this room as well there were a big, a very huge problem. J'avais oublié la position d'un grand problème dans cette chambre-là. Non male, diamo un'occhiata, ecco la manga. Qua manca questo, qua mi sembra che è a posto. Allora, per il momento io direi di lasciare il secchio qua. Allora, qua. Qui dipingiamo bianco. Here I will paint by a flat white color. White, black or white, para 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 papam. And I miss you. Like the desert, Mr. Rain, and I miss you, yeah. Like the desert, Mr. Rain. Ah, dimenticavo di I will paint over flat white. Je vais utiliser une peinture blanche. Utiliserò in questa stanza, in questo ambiente, una vernice bianca e in questa stanza utilizzo a pittura Yang.
Young, this word in Neapolitan means white, not young, as the age of a person. Le mot young, dans la langue napolitaine, ce n'est pas la même chose que le mot young dans la langue anglaise. Ça veut dire la couleur blanche. Allora, qui non mi piace questo colore. Allora, vorrei farla di un giallo, come sa che un giallo mattutino, quello lì. I want to use a paint of daily yellow. The yellow, yellow day. The paint color. So we type giallo. Je voudrais utiliser une peinture jaune. Peinture jaune. Et en italien, on dit giallo. La couleur jaune, on dit en italien giallo. Golf India Alpha. Lima Alpha. Giallo. E ovviamente, lo dico pure napolitanamente, ci mettiamo la pittura gialla in questa stanzetta, anzi che stia a cucina. Cambiato completamente aspetto. The room has changed fully the aspect. Cette chambre là a changé totalement d'aspect. E ovviamente, napolitanamente parlando, ha cagnato faccia sta stanza. Buono, a posto. Allora, qua abbiamo fatto la stanza gialla. Qua verde pistacchi. E qua mo abbiamo la riga che abbiamo fatto. Qui abbiamo dipinto i muri bianchi. Qui verde pistacchio o chroma key e qui giallo solare. So we paint here with white color, green color or chroma key and sunny yellow over there. Si utilise la peinture blanche ici. Ici vert ou chroma key et dans l'autre chambre le jaune. Il y a un mot en napolitain jaune qui signifie que ça veut dire jeune.
giovane, there is a Neapolitan word, giovane, that means young. When I want to say "Hai messo ascoltato?" Così, c'è là. I need over there un stock, ma eccolo qua. Ah, I am so distracted, or very distracted. Je suis un peu distrait. Je me suis distrait. Intanto pensa sempre a te. Intanto io penso a te. And I always think about you. Je ne fais pas que penser à toi, seulement à toi. Quasi completato la verniciatura di questa stanza. Abbiamo quasi fornito tutta questa stanza. We are finishing painting this room. Nous sommes en train de finir, de terminer, de peindre. Non so se si dice così. Cette chambre-là. Allora qua. Chroma key. Allora qua questo è blu sognante, se non ricordo male. Anzi, quasi quasi. Qui metterei i parati. Azzurro chiaro. Dovrebbero bastare. There should be enough. Avesse abbastanza. Ça doit être suffisant pour terminer la chambre. J'espère. Rilassati, relax. Rilassatevi. E allora, più o meno, abbiamo quasi terminato. Mancano solo le rifiniture qua. We are going to finish ending this room.
siamo quasi, abbiamo quasi terminato, speriamo di farcela. No, vabbè, ne prendiamo un altro. Era questo qui, se non ricordo male. Poi diamo un'occhiata e verifichiamo che mi pare che è tutto a posto. Should be ok. Let me check. E qui gli mettiamo le piastrelle nuove. Beh, però sto lampadario qua non mi piace. I don't like this kind of. Lamp. Je passe 600 d'applique pour la lumière. Illuminazione, ecco qua. Vediamo un poco cosa troviamo. Allora, vediamo un po'. Ci offre la casa. Allora, lampadario stravagante, che roba è? Arancione o giallo? Arancione mi piace di più. Vediamo com'è. Forse l'abbiamo messo al centro della camera. Ok, allora qui. Ah, le piastrelle. Allora, vediamo un po' se riesco a trovare le piastrelle. Eccole qua. Io quasi quasi metterei questa qua. Meglio abbondare in questi casi. È meglio. Sembra tenerna e chiù che mina. It's a good thing to bring a tick. Much more things that you need for completing the job, the work, and never less, always much more.
qui devo anche divingo la parete interni della finestra, li andrò a dipingere. I will paint the last part of the window, the wall here, over here and here. I will use paint. Maybe a blue light paint. E qua mi sa che è abbondato un po' troppo. Eh sì. Ok, recuperiamo. No, ma sono scordato, ecco dove ho mancato. That's happen when I am distracted. Ça se passe quand je suis pas concentré. Je suis distrait. Allora, azzurro, pittore, azzurro cielo. Facciamo una cosa un po' stravagante in questo bagno. Non è proprio il massimo, ma mi sembra di aver fatto tutto. Allora, qui abbiamo fatto, perfetto. Allora, cominciamo dalla cucina. Allora, vediamo un po'. Cucina. Allora, iniziamo ad acquistare prima il frigorifero. Accattiamo prima il frigorifero. I will buy the fridge first. E ci piace di premiamo il frigo. Quasi quasi metto uno più grande. Questo qua. Non è proprio il massimo, però dietro la porta. Poi, allora, ecco qua. Poi ci vuole un mobiletto qua, questo. Costume, eccolo qua.
questo è mobile destro. Allora, per il momento lo accostiamo qua. Vediamo un po'. No, questo qua. Ah, per penisola. No. Allora, questo ecco qua. Allora, questo mettiamo. Ok. Se ci fosse un mobiletto piccolino potrei metterlo qua. Vediamo un po'. Mobile destro. Vediamo un po' come va qua. No, non mi piace. I don't like. This is not a good idea. No, qua no. Qua potrebbe andare bene. No, meglio. Ecco qua. Gustum, de gustibus in discundandum est. Nord, sud, ovest, est. Lavastoie. La lavastoviglie, qui quasi quasi la lavastoviglie. La metterei qua, un posto di... No, una cassettina ci vuole. Ci torna sempre utile, però questo è ingombrante. No, non va bene. Già sta. Angolo sinistro, eccolo qua. Oh, questo va in mezzo. In mezzo alla casa. Non mi piace. Però... Se io mettessi questo qua, vediamo un po'. Se ci entra qualcosa, che se è così abbiamo risolto il problema. Let's check if I can use this one. Ci vorrebbe una cassettina un po' più stretta, però. Ma io quasi quasi faccio così. Chissà se c'è angolo sinistro, destro mi serve. Gustum,
Vediamo se questo ci va. No. Peccato, sto spazio così qua è un vero peccato. Vediamo un po' come posso. Sinistra, questo non ci va, troppo grande. Vabbè, gli lasciamo qui possiamo mettere qualcosa, giusto? Quasi quasi metto una piantina. No, lasciamo come sta. Allora qua come serve? Quasi lo farei in un ambiente aperto qua. Batterei un paio di blocchi fino a qua vicino. I will beat the wall trying to create an open space. Cerchere espace ouvert. Gli lasciamo un'entrata così. Allora questo è giallo. Giallo mattutino. Mi sembra che non è questo. Vediamo un po'. Ah, è questo, ok. Ok. E di qua. Bianco. Ok, allora qui più o meno ci siamo. Creiamo un ambiente aperto, quindi qui ci vorrebbe a sospensione.
tavolo di un po', questo mi sembra che è grande, enorme infatti. This is too big. The tables, it's so big. Tavolo per sala da pranzo. Lamox. Ecco qua. Allora, vediamo un po'. Cedro, no, questo non mi piace. Questo qua. This color here is so similar to the fridge color. Ce couleur là, il est presque le même que celui-là du frigo. Allora, tutto sommato non è male. Allora, mi sto pensando quasi quasi lasciarlo aperto st'ambiente. Allora, vediamo un po' cosa ci offre. Ah, impianti. Ecco così, sembra molto più realistico. It looks like much more realistic on that position. Ça va résulter assez realistique dans cette position. E ovviamente da che la posizione pare più realistica, pare più vera. Ecco qua. Come sempre colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che durante le repliche del canale appunto si iscrivono, a coloro che lasciano un messaggio e a tutti coloro che sostengono il canale attraverso i mezzi dei bit. Voglio ringraziare tutto quanto chi lega quando non stong a fare diretta, se scrivono canale, lasciano un messaggio e chi là che aiuta un canale che bit. Grazie, voglio.
I want to say thank you so much, everyone who support the channel by the bits. When I am offline, who follow the channel, and to people that leave messages when I am offline, thank you so much. Je vous remercie tous ceux qui s'inscrivent au canal quand je suis pas en direct, ceux qui laissent un message et ceux qui soutiennent le canal avec les bits. Merci beaucoup. Merci. Sifone, potrei metterlo sotto al televisore, non mi sembra il caso. Dove potrei metterlo? Vorrei metterlo qua, ma mi sa che il radiatore non ci va. Non ci va. Vediamo un po'. Dove posso posizionarlo? Qua è impossibile. Infatti qua è corto il lato. Ah, qua. Ottimo. I will put the radiator here. In this tight space, j'ai installé dans ce peu d'espace ici le radiateur. Allora, qua abbiamo fatto, abbiamo messo il radiatore, qua c'è questo camino, quindi questo possiamo pure toglierlo. Televisore, questo non può mancare. Anzi, climatizzazione, impianto di climatizzazione, questo dove lo metto? Allora questo non lo metterei qua, vabbè, alla fine l'ho messo là, eccolo qua. Come sempre, di rendere otticamente il più realistico possibile il montaggio. I always try to make as
surrealistic setup. E come sempre, cercami fai cose danno modo quando è più realistico possibile. On va toujours essayer de faire les choses le plus réalistique possible. Un altro orologio, quasi. Dove potrei metterlo? Lo metto qua. Poi devo mettere ancora qualche altra cosa. Allora, sti due lampioni non mi piacciono. I don't like those two lamps. No, questa illuminazione. Qualcosa di particolare ci vorrebbe. Allora, vediamo un po'. No, questo qua è troppo basso. This one it is so low. It is very long. Lampadario Lotus. Interessante. Vediamo un po'. Oh, forse questo mi sa che ce ne basta anche. Allora, qui più o meno. Questa è proprio bella. Wow, una bella list. Beautiful. Nice. Allora, camo. Quella for Daniele. Ciao. Benvenuto nella live. Come si va? Mi sto dilettando a fare l'interior design. Non sono proprio il migliore, però ci metto un po' di impegno. Ottimo. È un onore averti qui in live, qui con me. Ma guarda, il gioco praticamente consiste all'inizio per fare carriera, quindi guadagnare soldi, ti affidano delle missioni e poi dopo, man mano che guadagni i soldi, una volta sbloccato un certo livello, ti permette di acquistare le case, ristrutturarle, restaurarle e poi a rivenderle, un po' come questa casa qui che sto sistemando, era praticamente disastrata e quindi sto finendo un po' di risistemare il tutto. Qui ho rifatto il bagno alle piastrelle, gli ho dato una piccola verniciatina alla cornice della finestra e poi dopo man mano insomma devo far sì che poi gli acquirenti possano essere, diciamo così, propensi a eventualmente pagare un surplus e quindi riuscire a recuperare qualcosina per poi andare avanti nella carriera. All'apparenza può sembrare banale, ma non è proprio facile, ecco questo sì.
Bisogna soltanto capire il meccanismo, come funziona. Ad esempio, quando acquisti una casa, la prima cosa che devi fare è quella di controllare il giardino, perché praticamente tu sei ovviamente. Ti permette di fare i lavori nel giardino, tu recuperi punti extra di carriera e quindi sblocchi anche le abilità nel caso il giardinaggio piuttosto che i lavori di idraulica o di muratura abbattendo le pareti o tinteggiandole, insomma, è complesso. E ci vuole veramente una pazienza enorme. Tu già giochi a questo gioco qui, oppure è la prima volta che lo vedi? Sì, è bello impegnativo, questo sì. Non è facile. Ah, io questa qui è la quarta volta che lo gioco. Però in live l'ho portato da poco. È la serie che sto portando. È bello, bello tosto in certi punti. Adesso per esempio posso anche mettere una lampada sull'immagine del gatto per ricreare una sorta di, come se fosse una specie di opera d'arte, ma diciamo così, come se fosse un quadro. Ah, questo si accende da qua. Ecco qua. Allora. No, fammi prendere prima le porte, prima che mi dimentico, altrimenti quel cliente, quando vado a vendere la casa, mi dice che mancano le porte. No, il gioco è impegnativo. Se giocato, diciamo, in maniera competitiva. Sì, solitamente gli acquirenti, le foto degli amici a quattro zampe le gradiscono sempre. Poi c'è anche una potenziale cliente che sarebbe l'ultima, quella lì, il personaggio con i capelli color prugna. Lei è un'appassionata di fotografia. E quindi potrei guadagnare qualche punto extra. E allora, arrivato a questo punto qua, mi metto una porta che si apre così. Altrimenti quando si apre la porta va a sbattere sul frigo. E qui ho lasciato l'ambiente aperto. Prima qui c'era un muro, c'era una piccola porta qui. Ho abbattuto circa tre sezioni di muro. Uno, due e tre. E poi ho fatto un passaggio aperto qua. Allora, qui mi devo mettere un po'
di cose. Una bella piantina. Decorazioni. Ah, queste decorazioni per l'esterno. Decorazioni, ecco qua. Questa mi sembra caruccia. E qui gli metterei una lampada da terra in stile lampada di cortesia. Questa qua mi piace. Allora, una la metto qui e fa un po' di atmosfera. Un'altra la metto qua. E un'altra la metto qua, anche se qua dietro ce ne vorrebbe un'altra, però va bene così per il momento. Una piantina ci vuole. Allora, dove pianta? Ecco qua. Ci vuole una pianta grossa, la yucca. Questo si avvicina al colore. No, questo è un po' troppo grande. No, no. Più piccolo. Vediamo un po' questo. Questo già. Giriamola. Altrimenti da fastidio. Portoncino qua. Allora, vediamo un po'. Porta, porta, porta. Porta d'ingresso. Queste che ho preso, mi sa che sono Weru. Porta interna, porta interna, ok. Portoncino. Porta d'ingresso. Scriviamo ingresso. Allora, ecco qua. Qual è? Allora, sono indeciso tra quattro porte. Allora, una è questa qui, Ceon. Poi un'altra è Mekin, Nelas e Lebe. Quale di queste quattro qui vuoi che metta come porta d'ingresso? Sono indeciso, a te l'onore, dai, così mi aiuti un pochettino. Uno, due, tre e quattro.
Allora, mi piace molto più questa qua, un po' stile antico, quindi una qui. No, sbaglio ad ammetterlo. Al contrario, deve andare. Fatte anche queste messe nel verso sbagliato. Allora, mettiamo ancora qualche piantino qua e poi andiamo avanti. Vediamo un po'. Allora, prepariamo il bagno qui. C'era una doccia d'angolo, questa mi piace di più. Vediamo un po' se questa. No, non va bene. Troppo poco lo spazio. Ci vuole per forza questa qua. Proprio sul filo della porta. Ah, quello sta qua in water. No, sta troppo. Qua che ci sta? Ah, lavello. Lavello. Oh. Guarnizione. Non male. Mi sa che devo asciugare soltanto un po' di acqua qua a terra. Ok. Specchio. Lo prendiamo. Questo mi sembra. Ecco, stretto, lungo e stretto. Lavatrice e toilette.
Mamma mia, sta toilette messa là. Ne provi il massimo. Allora, la compatta mi sembra che è questa qua. Dovrebbe essere quella. Vediamo un po'. Ma io qua devo ancora installare il radiatore. Mettiamo il radiatore. So I will install here the radiator and I have to check if the washing machine is not I will not install washing machine here. E forse qui metto la lavatrice. Je vais mettre la machine à laver là-bas. Dans ce point-là. I will put the washing machine on this space. Mo metto la lavatrice qua. Cose proprio. No, io direi che può andare bene così. Mettiamo qualche mobiletto. Ah, il radiatore. Quasi quasi metto, no, metto il radiatore sta qua. Ok, perfetto. Allora ne metto uno qua, eccolo qua, no, questa è lavatrice. This one. I will put hand dryer. Mettiamo un mobiletto stretto. Mettiamo questo, vediamo un po'.
non proprio qua. Questa non può mancare. Poco spazio. Allora, qua gli farei uno studietto. I will do a kind of office here. Je vais faire une espèce de. Dietro la porta. I will put back the door. We will learn some space under the window. Nous allons, je vais installer ici le radiateur pour épargner un peu d'espace sulla fenêtre. Scrivania d'angolo. Vediamo un po' se c'è. Eccola qua. Rovere. Deve essere ancora più chiaro. Quindi questo, ma americano. Piccolo studietto. A small office. Mimma. Ovviamente. Sedia. Ah no. Ufficio. Questa qua non tanto mi piace. Il beige potrebbe andare. Allora, qui però vorrei mettere anche un puff. Je vais mettre un puff ici. I will put a puff here. Where? I have to. Smallest one. Beige. Uno lo metto qua. Uno lo metto qua. Tappeto. Thank you.
poi andiamo a mettere la famosa abat-jour. Now I will put the famous abat-jour. L'orologio. Mettiamo questo. Ah, ecco. Ok. Allora, lampada da scrivania. Eccola qua. Lampada da terra. E mettiamo questa qua. Ah, no. No, qua non va bene. Dove sta? Poi lo sposta. Ok, qua invece mettiamo scarpiera, questa qua. Questa mi piace di più. I like this one so much. Ok, poi mettiamo questa qua. Aspetta, però fammi cambiare il colore. Beige. This kind of color is it so similar to the one of the door or not? No. Okay. Specchio. Mirror. And I install here. Ci vuole installare, sì. Poi una bella fotografia. In foto quasi mettere anche questa. Poi una piantina, decorazioni, piante. No. Allora, vediamo un po'. Questa qua.
Devo prendere la scala. Good vibes. Troppo grande. Vediamo un po' meglio come va. Non ho capito perché fa così. Vediamo la piccola. Aspetta un attimo. No, la prendiamo. Ecco qua. Ne prendiamo un'altra. Ah, c'è ancora da sistemare il prato qua. E abbiamo lasciato anche allora poi qua devo mettere le luci. Diamo un'occhiatina. No, mi sono scordato di... Ecco qua. Ok. Adesso vediamo un po' quanto riusciamo a guadagnare. No, let's see how much I will earn. I know this is not a good job. But I'll try to do my best. Facciamo un'altra foto da qua. Ok, vediamo un po'. Now let's check how much we will earn from this job. Maintenant, on va voir combien on va gagner. D'argent. Vedremo un po' che le riusciamo a guadagnare. Allora, vediamo un po'. 20.000 euro sono tanti. Facciamo 7.600, vediamo un po'. Quindi, ok.
Lavoro terminato. Abbiamo lasciato una stanza libera. I leave a room free. Il nostro appuntamento del giovedì con House Flipper termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio della compagnia, vi ringrazio e ringrazio tutti coloro che sono passati in live a salutare e voglio ringraziare tutti coloro che si iscrivono al canale quando sono offline, coloro che lasciano un messaggio e soprattutto coloro che attraverso i bit sostengono il canale. Our rendezvous with House Flipper of this week is finished here. We will meet again next Thursday. You will find this video on YouTube on Saturday. In the link in the description, you will find links, any few links of my social media channel and a link where you can buy House Flipper discounted. Notre rendez-vous avec Oz Flipper pour ce jeudi est terminé. Notre rendez-vous c'est pour jeudi prochain. Cette vidéo, vous pouvez la regarder sur ma chaîne YouTube le samedi. Dans la description du vidéo, vous allez trouver des liens. Il y a les liens de mes canaux sociaux et vous allez trouver aussi le lien pour acheter House Flipper à prix réduit. L'appuntamento de notre House Flipper aujourd'hui est fournito poche ou vidéo ou petite trouvaille ou pas YouTube ou sabato. In descrizione lo video trovate i link di canale social mio e se volete accattare un gioco scontato che volete sparagnare una cosa nelle sord trovate un altro link da descrizione sempre o video. Grazie mille a tutti per essere stati qui con me. Ovviamente, a proposito, mi stavo scordando, ringrazio tutti quanti che li che durante la replica si iscrivono al canale, quelli che lasciano messaggi, quando sto in replica o quando mi vengono a trovare, quando sto in live, e poi quelli là che diciamo danno una mano a sto canale a cambiare chi è bit. Grazie, voglio. Grazie mille per essere stati qui. Thank you so much for being here. Thank you so much for everything. Merci beaucoup à tous. And state buona. Ciao ciao.